Google ha appena annunciato qualcosa che potrebbe far tremare l'intera industria dei videogiochi. Si chiama Genie 2 e quello che può fare è incredibile. Basta prendere una singola immagine per poi trasformarla in un intero mondo 3D completamente giocabile. Ma questo quindi vuol dire che chiunque potrà creare videogiochi in pochi secondi? Beh, restate con me e lo scoprirete. Game on, people! Guardate questo mondo fantasy, o questo scenario cyberpunk, o ancora questo gioco di corse. Ogni singolo mondo che vedete è stato creato da zero, partendo da una semplice immagine. E la cosa più assurda è che possiamo creare infiniti mondi. E attenzione, perché non è un video preregistrato, ma un'intelligenza artificiale che genera questi mondi in tempo reale, permettendovi di esplorarli e di interagire con essi. Guardate il modo in cui si muove l'acqua. Non è preanimata. L'intelligenza artificiale sta calcolando la fisica in tempo reale. Guardate anche come il fumo rimane coerente ai movimenti, ma soprattutto guardate come la luce riesce a illuminare perfettamente l'ambiente. Riesce perfino a illuminare un muro dove c'è scritto di seguire il mio canale. Ok, questo non lo fa, ma metti un like per l'impegno, segui il canale e attiva la campanella. Ma torniamo a noi. Fondamentalmente questo strumento dà la possibilità di avere un intero team di sviluppo che crea il gioco mentre al tempo stesso ci state giocando. Oh, pazzesco. Ora, qualcuno di voi probabilmente potrebbe aver già visto qualcosa di simile con il progetto Oasis, ovvero un'intelligenza artificiale che ricrea il mondo di Minecraft rendendolo giocabile in tempo reale. Ma in quel caso è limitato a un singolo gioco, come Minecraft appunto, e soprattutto il problema più grande è l'incoerenza del mondo di gioco. E questo argomento lo trattano molto bene Redez e Sinergo, ciao ragazzi, nel loro video di gameplay che hanno pubblicato sul loro canale, dove mostrano chiaramente come guardandovi intorno il mondo dietro di voi sparisce venendo ricreato fondamentalmente da zero. E questo succede perché il progetto Oasis non ha coerenza, quindi per essere più chiari non ha memoria di ciò che viene mostrato a schermo. Invece Genie 2 ha una vera e propria memoria del mondo che crea. Potrete guardarvi intorno, girare, tornare indietro e tutto sarà esattamente come l'avrete lasciato. E questo è solo l'inizio di ciò che lo rende rivoluzionario, perché Genie 2 non si limita a una singola visuale. Per esempio, volete generare una visuale in prima persona? Lo potete fare. Una visuale in terza persona? Lo potete fare. Oppure una vista dall'alto? Anche questo lo potete fare. E in ogni modalità il mondo rimarrà completamente coerente e interattivo. E questa grande innovazione non si limita solamente all'ambiente. Per esempio, guardate questi personaggi. Si muovono, reagiscono, interagiscono con l'ambiente circostante e anche loro non sono preprogrammati, perché l'intelligenza artificiale crea il loro comportamento in tempo reale in base alle vostre azioni in game. Quindi perché questo nuovo modello di intelligenza artificiale è, scusate la ripetizione, rivoluzionario? Pensate per esempio al modo in cui oggi vengono realizzati i videogiochi. Prima bisogna lavorare alla concept art, poi passare il tutto alla modellazione 3D, poi la programmazione, le fasi di test, e nella maggior parte dei casi ci vogliono mesi o anni di lavoro. Con Genie 2 invece basterà semplicemente scrivere quello che vorrete realizzare e sbam, avete generato un intero mondo giocabile. E non in mesi, non in settimane o anni, ma in pochi secondi. E c'è anche di più. Guardate come viene simulata l'interazione con gli oggetti, come lo scoppio di palloncini, l'apertura delle porte o l'esplosione di barili esplosivi a contatto con i proiettili. E anche qui tutto è incredibilmente coerente. Quindi Genie 2 porta tutto a un livello più alto rispetto al progetto Oasis, dove tutto sparisce appena ti sposti. Ok, tutto meraviglioso e pazzesco, ma è anche importante sottolineare alcune cose. Ovviamente, come ogni tecnologia rivoluzionaria, anche Genie 2 ha attualmente i suoi limiti. Come sicuramente avrete già notato, le texture non sono sempre perfette, i dettagli sono molto grezzi e approssimativi, e cosa più importante, la coerenza è fantastica sicuramente, ma dura circa un minuto. Questo vuol dire che fino a un minuto la coerenza è perfetta, ma andando oltre viene sbarmellato tutto, come nel progetto Oasis. Però ragazzi, questo è una cosa assolutamente normale. Tenete conto che noi oggi siamo abituati a vedere giochi dalla grafica incredibile e con meccaniche di gioco più che raffinate, però non dobbiamo dimenticare come tutto ha avuto inizio. Siamo passati dall'era della preistoria del gaming, con le prime sperimentazioni oscilloscopiche come Tennis for Two, per poi passare alla grafica monocromatica
cromatica a un bit come Pong e per poi ancora crescere progressivamente con grafica 8-16 bit per poi arrivare alla prima generazione di giochi in 3D con console come la prima PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn e così via, continuando a progredire in pochi anni con nuove console e tecnologie per offrire giochi sempre più dettagliati, fotorealistici e coinvolgenti. Quindi possiamo affermare che Genie 2 è solamente la primissima versione di ciò che vedremo svilupparsi da qui ai prossimi anni, con la differenza però che l'intelligenza artificiale cresce in un modo sorprendentemente veloce e chissà, magari tra soli 10 anni questa nuova tecnologia di oggi sarà vista come la nuova preistoria del gaming. E allora tutto questo ci porta attualmente a una considerazione importante, cioè Genie 2 in questo momento praticamente sta già rivoluzionando due settori, cioè la prototipazione rapida che offre agli sviluppatori la possibilità di testare le loro idee istantaneamente, e non è roba da poco, e poi il training dell'intelligenza artificiale in ambito gaming, ovvero il modo in cui Google sta usando questi nuovi mondi per addestrare intelligenze artificiali sempre più avanzate. Ok ragazzi, so che sembra incredibile, infatti c'è una brevissima questione che vorrei affrontare. L'ultima volta che Google ha promesso di rivoluzionare il mondo del gaming, com'è finita? Con Google Stadia, un progetto da 2 miliardi di dollari che ha chiuso dopo soli 3 anni. Ma c'è una differenza fondamentale. Stadia era un servizio per giocare, Genie 2 invece è qualcosa di completamente diverso. Cioè, come abbiamo detto, è un'intelligenza artificiale che può creare mondi di gioco. Quindi, per capire meglio il concetto di questa grande innovazione, fatemi passare questo esempio. È come essere stati praticamente presenti all'invenzione del primo motore grafico, solo che questa volta non stiamo parlando solo di grafica, ma di interi mondi e ambientazioni creati interamente da un'intelligenza artificiale in tempo reale. E quello che abbiamo appena visto oggi potrebbe cambiare per sempre il modo in cui vengono creati i videogiochi. Quindi ragazzi, siamo veramente all'alba di ciò che potrebbe essere il vero potenziale di questa tecnologia. E la cosa più entusiasmante, almeno per me, è che stiamo vivendo un'epoca davvero incredibile, dove noi siamo i primi testimoni di questo momento storico che verrà sicuramente ricordato negli anni a venire come anno zero della nascita del gaming generativo, o almeno così mi piace chiamarlo. Poi vedremo che nome avrà ufficialmente in futuro. Grazie per essere stati con me fino alla fine e ci vediamo al prossimo video.